I carabinieri e l'eli soccorso in Piemonte al centro dell'incontro al Salone del Libro organizzato dal Consiglio. Il vicepresidente Nino Boeti ha espresso la gratitudine dell'istituzione all'arma e ai volontari dell'eli soccorso subalpino. Molti protagonisti del servizio hanno spiegato che l'impiego dell'elicottero nelle missioni di soccorso in Piemonte è contestuale all'impiego di velivoli ad ala rotante da parte delle forze armate e di pronto intervento dello Stato. Con criteri di sussidiarietà, gli elicotteri dei carabinieri hanno compiuto in Piemonte oltre 1000 missioni di soccorso dal 1966 al 13 marzo 1988, data di nascita del servizio di elisoccorso della Regione Piemonte. Il 118 in Piemonte rappresenta una realtà straordinaria all'interno del sistema sanitario. 500 infermieri, 250 medici, più di 20.000 volontari. Un sistema sanitario, quello piemontese, votato all'emergenza ed in grado di dare una risposta continua 365 giorni l'anno ai cittadini di questa regione. Un sistema di grande qualità invidiato da molti paesi europei. L'eli soccorso in Piemonte è il tema che abbiamo scelto in condivisione con il Consiglio regionale, rappresenta l'unione tra carabinieri, soccorso alpino e il servizio sanitario del 118 della Regione Piemonte. In sostanza è un'espressione che io considero tra le migliori, sicuramente di grandissima tradizione, che dimostra l'attività sociale di quello che io definisco proprio per la policromia delle uniformi che concorrono a prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni, l'arcobaleno della solidarietà nella Regione Piemonte. Mi riferisco al fatto che i carabinieri, soccorso alpino, servizio sanitario, volontariato, in fondo hanno delle divise diverse, ma perseguono lo stesso scopo, aiutare il cittadino quando ha bisogno. Tentando di salire un canalone sopra a Forno Alpigraie, nelle mie valli, in Val di Lanzo, una coppia scivolò, in particolare la ragazza, e riportò traumi estremamente gravi. E quando noi arrivammo lì ci ponemmo effettivamente dei problemi a fare un trasporto tradizionale con la barella. L'elicottero dei carabinieri era un 500 o 600 metri di dislivello più in basso al rifugio, e c'erano delle nebbie tra noi e loro. Secondo me, con notevole determinazione, l'elicottero arrivò fin da noi e rese possibile di evacuare questa ragazza in condizioni estremamente soft e di ospedalizzarla. E io da allora lo attribuisco alla sensibilità e anche alla professionalità dell'elicottero dei carabinieri